Allora, quello che facciamo stasera è una lettura del paesaggio. Vi avevo già accennato appunto la volta scorsa che avremmo, insomma, tra tutti i vari argomenti c'era anche questo perché bisogna iniziare a dare un risvolto diverso alla nostra escursione. Allora, lettura del paesaggio e tutela dell'ambiente montano. Arriva. Allora, innanzitutto perché è importante leggere un paesaggio? E qua vi chiamo in causa. Perché secondo voi è importante saper leggere un paesaggio? Sono Sì, qua per assolutamente. trovarsi magari, cioè per capire. Non ti sento. Non mi senti? Adesso sì. Ah, ok. No, dicevo, è utile per capire che tipo di. Sì? Mi senti? Non Sì. lo so. Ah, che tipo di rischi potrei andare incontro, sia, non so, per quanto riguarda la conformazione proprio del paesaggio che ho davanti. Questa è una, può essere una motivazione. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Se ne avete voglia, se vi viene in mente qualcosa. Per capire meglio dove siamo, anche il tempo, serve il tempo, no? Aspetta, me ne è venuta un'altra per orientarsi. Beh, anche per sapere cosa ci aspetta. Sì, Cioè, esatto. che tipo di percorso, che tipo di difficoltà possiamo incontrare in base alla tipologia di terreno, di paesaggio ci si presenta. Esatto, insomma, sì, un po' tutte queste cose e vediamo un po' nel dettaglio anche appunto per cosa, quindi quali sono gli obiettivi di questa lezione. Cioè, fate conto che io stasera vi vorrò dare degli input, alcuni strumenti che vi possono servire per approfondire o mettervi un pochino una pulce per andare poi a approfondire successivamente quelli che possono essere degli argomenti. Qui cosa serve? Innanzitutto per leggere il paesaggio dal suo insieme, in tutto il suo insieme, dal generale più piccolo particolare, perché di solito noi guardiamo un paesaggio, abbiamo un'immagine iniziale, perché comunque subito utilizziamo la vista. E poi pian piano dobbiamo imparare ad andare a vedere anche quello che sono tutti i dettagli del mio paesaggio. Poi anche per approfondire l'osservazione e stimolare la curiosità, quindi portare arricchimento. Qua vi faccio un esempio molto semplice, cioè nel senso è come se voi da turisti andate a visitare una città e cambia se la percorrete così velocemente o se magari vi siete informati sulla storia, cioè su un particolare monumento, quindi alcune caratteristiche o alcune curiosità. Cioè di sicuro la vostra gita sarà diversa, così anche la vostra escursione, perché avere alcune informazioni in più vi fa arricchire quella che è l'uscita. Oltre anche a sviluppare una coscienza ambientale. Che cosa significa? Che comunque conoscere il territorio, conoscere l'ambiente mi permette anche poi di adottare dei determinati comportamenti ai fini di una tutela di un ambiente montano. E alla fine, un po' come avete detto, anche per acquisire poi una maggior sicurezza intesa anche con il saper leggere correttamente un territorio in modo tale da percepirne i segnali che ci dà l'ambiente in cui siamo, ma anche per vedere, non so, su una carta se io voglio passare in un determinato punto e magari sulla carta vedo che avrò davanti una distesa di mughi, sapete già che quella diventa una barriera, quindi di lì non ci potrò passare, perché i mughi effettivamente quando sono estesi diventano invalicabili.
per cui una serie di informazioni che ci possono dare per affrontare al meglio la nostra gita e ridurre al minimo il rischio. Sapete che non lo azzeriamo mai, ma cerchiamo di ridurlo al minimo. Per questa sera di che cosa parleremo? Parleremo del paesaggio, quindi di che cos'è il paesaggio, dandone una definizione, una lettura del paesaggio, quindi cosa vuol dire leggere un paesaggio e come si fa una lettura di un paesaggio, come si può modellare, quali sono i cambiamenti climatici che vanno ad influire su un paesaggio e alla fine appunto quella famosa coscienza nei confronti dell'ambiente, quindi una tutela dell'ambiente montano. Andiamo un attimo a guardare tre terminologie. Spesso, perché l'ho detto, facciamo chiarezza, perché spesso queste tre parole vengono utilizzate indistintamente quando in realtà hanno un significato ben preciso. Quindi cerchiamo innanzitutto di capire qual è il significato, le distinzioni di una dell'altra. Un territorio cos'è? Un territorio è un'area definita o delimitata di porzioni di suolo o di acqua, dove ci può essere un animale, una persona o anche un'organizzazione. Quindi è la nostra area dell'escursione. L'ambiente invece cosa sono? Sono tutte quelle relazioni o interrelazioni che ci sono fra aspetti biotici, abiotici e antropici, che tra di loro interagiscono. Qui mi fermo un attimo perché vi chiedo, sapete cosa sono gli aspetti biotici e abiotici soprattutto? Ne avete un'idea? No, mai. Ok, allora. Biotici legati a qualcosa che vive di biologico, abiotici vuol dire che non c'è a è una negazione di solito davanti a livello etimologico, quindi... Sì. Sono gli esseri viventi e non viventi. Esseri viventi, non viventi e antropici legati all'uomo. Esatto, l'uomo. Esatto. Esatto. Quindi praticamente gli aspetti biotici saranno tutto ciò che è vivente, quindi flora e fauna. Abiotici è tutto quello che è inanimato, quindi da una roccia, dalle acque, da un lago, da un torrente, da un versante, dalle temperature. Antropici invece è quello appunto legato dall'uomo e tutti questi fattori nell'ambiente interagiscono tra di loro. E alla fine abbiamo il nostro paesaggio, l'argomento di questa sera, che il paesaggio cos'è? È ciò che appare alla vista, quindi in sostanza è come se voi faceste una foto istantanea di quello che voi vedete in quel preciso momento e quello è quello che è un paesaggio. Nel dettaglio, un territorio lo possiamo esprimere anche appunto con una carta, la nostra carta escursionistica, quando noi prepariamo un'escursione, quando noi prepariamo una nostra uscita, prendiamo la nostra carta che ci darà delle indicazioni, quindi ci darà tutte le indicazioni relative a quella porzione di suolo, quella che è calpestabile, diciamo. E quindi vediamo, ad esempio qua io vi ho messo una parte... Si vede il mouse, una parte dell'Alpe Tre Potenze, dove andremo nel weekend con il bivacco. L'ambiente, come vi dicevo, fattori biotici, quindi ad esempio qui abbiamo la fauna, la flora, scusatemi, può darsi che ci sia anche della fauna qua dentro, possibile. L'antropico, quindi abbiamo ad esempio qua una malga e dei fattori abiotici, quindi delle rocce o un lago. Quindi questi sono tutti degli elementi dell'ambiente. E alla fine abbiamo quello che è il nostro paesaggio. Quindi, ad esempio, se io vi chiedessi cosa vedete, cos'è che vedete voi in questa immagine? Posto bellissimo. Questo senza ombra di dubbio. Allora, catena montuosa, colline, alberi, flora, fauna, e vedo anche una chiesa, quindi anche elementi antropici, vedo tante cose in relazione tra di loro. Esatto, infatti noi vediamo le rocce, vediamo una flora,
vediamo una strada, quindi c'è stato un intervento dell'uomo, così come anche un paese è stato costruito. C'è la neve, altro fattore. Ci sono dei pascoli, una fauna molto probabilmente qua dentro, e abbiamo anche dei sentieri. Quindi è un macro insieme di tante cose. E cos'è che noi facciamo? Cioè, praticamente noi abbiamo, come abbiamo detto, riassumendo, noi abbiamo un ambiente fisico, un ambiente vivente, che formano appunto degli ecosistemi, ma perché noi possiamo avere un paesaggio, c'è la necessità di avere un interprete. Il paesaggio viene definito di solito con questa formula, dove paesaggio è uguale a soggetto più natura, perché in sostanza dipende anche dalle influenze di quel soggetto. Cioè, ognuno di noi ha una sua interpretazione di un paesaggio, perché dipende anche da quello che sono le sue conoscenze, la sua cultura, le sue curiosità, le sue emozioni, perché c'è anche una parte emotiva, perché un paesaggio a me può scatenare un'emozione, perché magari è legata a un ricordo, magari è legata a un evento particolare, a un altro ne può scatenare un altro. Quindi abbiamo una percezione diversa di un paesaggio a seconda di chi lo guarda e del momento in cui lo stiamo guardando, per cui ci dà un insieme di cose, perché ad un certo punto entrano in campo anche i nostri sensi, quindi non ci sarà solo quello della vista, ma utilizzeremo anche altri sensi. Per cui, se noi vogliamo dare una lettura del paesaggio, dobbiamo, come abbiamo detto, analizzare tre campi di indagine, che sono appunto l'ambiente fisico, gli esseri viventi, l'uomo, ma avendo delle informazioni, delle conoscenze che riguardano tre ambiti, che sono quello della scienza della Terra, quindi una geografia, una geologia e una geomorfologia, quello che sono la scienza della vita, come abbiamo detto appunto flora e fauna, e quello che è l'uomo, anche le scienze dell'uomo, quindi quanto può interagire, qual è la sua storia, l'economia anche e la sociologia di quel determinato ambiente. Quindi se noi partiamo da una geografia, noi nel momento in cui programmiamo la nostra escursione dobbiamo sempre sapere dove siamo, cioè è importante sapere, non possiamo andare in un luogo senza sapere almeno se siamo nelle Alpi, in Appennino, in Dolomiti, cioè avere una collocazione geografica, ma anche, come diceva Giovanna prima, avere una morfologia del territorio, per cui sapere dov'è che vado a camminare e quindi iniziare ad avere anche una terminologia corretta, quindi se sono su una cresta, su una cima, se sto facendo una valle, un passo, e tutte queste informazioni una carta topografica me le dà già da casa, quindi mi farò già un'idea di quello che andrò poi a vedere. E poi ovviamente c'è anche una parte che riguarda la geologia, i nostri fattori abiotici, quindi le rocce. Le rocce, in sostanza, riassumendolo, perché è un argomento estremamente esteso, non vi faccio io una lezione di geologia, le rocce sono degli aggregati di minerali e in sostanza abbiamo tre tipologie di rocce. Abbiamo le rocce magmatiche, le sedimentari e le metamorfiche, che sono anche strutturate in questo modo perché le possiamo definire le magmatiche come le prime rocce, il primo ciclo di vita delle rocce, perché come dice la parola praticamente si sono formate dal magma e sono le prime a formarsi. E come possono essere effusive o intrusive? Effusive sono quelle che si formano fuori dalla crosta terrestre, in sostanza con la fuoriuscita di magma. Il magma ad una temperatura estremamente elevata, nel momento in cui fuoriesce, va ad incontrare una temperatura esterna dell'atmosfera che è molto più bassa, per cui ha un veloce raffreddamento e i miei minerali non avranno il tempo di formarsi, di strutturarsi in un modo molto visibile, tant'è che spesso e volentieri per vederli li dobbiamo guardare a un microscopio. Rispetto
a quelle intrusive che invece si sono formate all'interno della crosta terrestre. Quindi hanno avuto un raffreddamento molto lento e gli atomi hanno potuto formare così una struttura ben definita, tant'è che i minerali si vedono molto bene. Voi immaginate, per farvi un esempio, quando voi mettete una torta in forno, una volta che è cotta, spegnete il forno. Il forno funziona un po' come da crosta terrestre, quindi all'interno della mia crosta terrestre, non permette all'aria di entrare, quindi il raffreddamento sarà estremamente lento rispetto ad aprire velocemente il forno e a tirare fuori la torta. Per cui per forza si andranno a formare dei granelli ben visibili, come ad esempio, vi faccio l'esempio più classico, il granito. Nel granito, ricordatevi tipo i piani della cucina del granito, si vedono molto bene tutti i minerali. Al contrario, tipo del basalto, che è questo, poi vi farò vedere anche una foto, che è nero e non si vedono neanche all'interno i cristalli. O addirittura, se si raffredda estremamente, in modo estremamente veloce, avremo il vetro. Il vetro è una roccia magmatica, l'ossidiana è una roccia magmatica. Dopo queste abbiamo un secondo ciclo di vita, che è quello delle rocce sedimentarie, la cui caratterizzazione qual è? È che hanno, cioè sono c'è una stratificazione, la caratteristica principale di queste rocce, che di solito si formano da rocce, si formano principalmente in acqua, in mare o in laghi, dovuti appunto a dei sedimenti. Si formano da rocce già esistenti, che in sostanza sono state erose con il tempo, trasportate, quindi questi sedimenti sono stati trasportati dalle acque, dai torrenti, quindi da monte fino a valle, e si sono ad un certo punto, hanno trovato una depressione, si sono sedimentati, infatti quelli più bassi sono sicuramente i più vecchi, e pian piano tutti questi sedimenti che si sono depositati a un certo punto subiscono un processo che si chiama diagenesi, quindi subiscono dei processi chimici che vanno a compattarle e a formare poi la roccia vera e propria. Pensate alla arenaria. Questo è un tipo di roccia tra le più comuni, tra l'altro del nostro Appennino, sedimentaria. A differenza di quelle chimiche che sono di solito delle rocce evaporitiche, cosa vuol dire? Che contengono un sacco di sale e avvengono per dei processi chimici, avvengono sostanzialmente solo per dei processi chimici, dove queste acque ricche di sale ad un certo punto subiscono un processo di saturazione, per cui si arrivano a compattare. Pensate, sempre per farvi un esempio, per cercare di semplificarvelo, quando mettete una pentola con dell'acqua sul fuoco, gli mettete il sale, ovviamente il sale si scioglie. Se a un certo punto si raffredde, permettiamo l'evaporazione di tutta l'acqua, ad un certo punto raggiunge un punto di saturazione, di sovrasaturazione, quindi il sale si riforma, si risolidifica e alla fine si compatta e va a depositarsi sul fondo della vostra pentola. Oppure pensate ai vostri rubinetti, quello lì è il famoso calcare che noi troviamo, o più comunemente anche il gesso. Se andate alla vena del gesso romagnola, trovate effettivamente tutto questo tipo di roccia, che è dovuto a un sedimento di sale. Altra tipologia sono quelle organogene. Organogene, lo dice anche la parola, che sono formate da degli organismi, che possono essere viventi o anche alghe, cioè quindi sia di animali, scusate, che di vegetali, che si sono queste solo esclusivamente formate in un fondo marino. Quindi quando sono morti, in sostanza, si vanno a depositare attraverso delle correnti, diciamo, riformano questo processo di trasformazione, si vanno a compattare. Poi ovviamente tutte queste non le vediamo in natura, perché attraverso degli spostamenti, delle placche tettoniche, sono venute a galla, in sostanza un po' come la formazione di tutte le montagne. Per poi arrivare all'ultima classificazione, che sono invece le rocce metamorfiche, che sono delle rocce in sostanza che hanno subito un metamorfismo, quindi
di rocce che sono già preesistenti e possono essere sia di rocce magmatiche che di rocce sedimentari che hanno subito delle trasformazioni, diciamo delle metamorfosi in seguito a degli aumenti di temperatura e di pressione. Quindi più aumenta la temperatura, più aumenta la pressione, si vanno a trasformare, diciamo, non è che cambia totalmente, cambia la struttura dei minerali, per cui cambia anche la tipologia di roccia che io andrò a toccare, ad esempio. E pensate che ovviamente se trasformo una roccia magmatica in una roccia sedimentaria, il risultato sarà ovviamente diverso. Sempre per farvi l'esempio del forno, cioè se io metto dentro al mio forno, facciamo finta che sia la mia metamorfosi, se io metto dentro una torta o se metto dentro un arrosto, ovviamente il risultato è diverso, non avrò lo stesso cibo, giusto? Per cui c'è questo processo. Ad esempio, la più famosa, insomma, quella che viene magari più naturale ricordarsi, se io metamorfizzo il granito, otterrò lo gneiss, che si caratterizza per delle fogliazioni, per cui ci sono questi strati, diciamo, non sono dei veri e propri strati come quelle delle rocce sedimentari, ma sono delle fogliazioni dove i minerali all'interno del granito si sono disposti in modo orizzontale, ad esempio, formando delle venature. O ancora più famoso, il marmo. Il marmo è una roccia metamorfica, perché è la trasformazione di una roccia sedimentare di tipo calcareo, per cui abbiamo poi tutte queste varie trasformazioni e tutte queste rocce, comunque qua ne ho messi alcuni esempi, ma più che altro tutte queste rocce hanno un ciclo di vita che cambia costantemente, perché ad esempio, come vedete qua, cioè tutte le rocce possono nascere in un modo, diventare un altro e trasformarsi ancora, così come c'è, cioè, un processo sempre continuo. Alessia, ti posso fermare un attimo? Perché certo. Secondo me tu stai mostrando delle immagini che illustrano il tipo di roccia di cui stai parlando, ma io vedo sempre fissa l'immagine del paesaggio, cioè praticamente la slide dove c'è la sintesi di ciò che è il paesaggio. Ma tutti voi? No, io sono allineato, Ale, con le tue presentazioni. Io vedo la slide con scritto secondo geologia. Secondo me è la connessione. Anch'io vedo bene. Quello che non vediamo è la tua immagine. Perfetto, allora sono solo io, meglio così. È la mia immagine perché la mia connessione è un po' così, quindi mi toglie il video per migliorare la visualizzazione poi. Prova a disattivare il tuo video e riaccenderla fra un po', però secondo me non risolvi. Marco, dici? No, tu. È disattivato il mio video, Perfetto. Adesso è disattivato. Adesso ti rivediamo. Adesso ti rivediamo. È andato in tilt. Ok. Adesso vediamo anche la tua faccina. Molto bene. Comunque questo è tutto il ciclo litogenetico, si chiama, delle rocce. Vi ho lasciato, tanto sapete che vi girerò le slide, vi ho lasciato comunque anche un link di YouTube dove lo spiega, così vedete un attimo anche come si trasformano negli anni, nei milioni di anni, perché quando parliamo di geologia e di trasformazione delle rocce si parla sempre di milioni di anni, sono dei processi estremamente lunghi. Vi ho messo alcune immagini, cioè ad esempio se noi parliamo di basalto, quindi di una roccia magmatica effusiva, avrò queste, cioè tipo se voi andate in Islanda ci sono queste colonne basaltiche, perché sapete tutti che l'Islanda viene chiamata anche la terra del fuoco, è ricca di vulcani, quindi per forza di cose io troverò una roccia di questo tipo. Oppure se io vado sul Pizzo Badile in Valmasino è tutto granito questo, quindi qui vi ho messo la foto ad esempio di un bel pezzo di granito con tutti i suoi cristalli, i suoi minerali ben evidenti, o altrimenti appunto una cava di marmo sulle Apuane.
marmo di Carrara estremamente famoso, di un bianco splendente, perché appunto viene da rocce carbonatiche. La pietra di Bismantova, la pietra di Bismantova è tutta pietra di arenaria. Siete mai stati? Sì, delle nostre parti. Comunque, se non ci siete mai stati, andateci, perché è un blocco di arenaria unico da vedere. O ovviamente, più comunemente, tra le organogene, non ve l'ho detto prima, la dolomia. Quindi è facile anche trovare dei fossili all'interno di queste rocce. E tra l'altro, quando si va in Dolomiti, effettivamente le stratificazioni si vedono molto molto bene, sono molto evidenti. Da qui, ovviamente, tra oltre alle rocce abbiamo detto che abbiamo anche le acque, quindi il nostro paesaggio cambierà anche se abbiamo ad esempio un torrente o se abbiamo un lago glaciale. Questo ad esempio è un lago glaciale, sarà importante sapere questo perché ci dà delle informazioni su questo tipo di paesaggio, cioè questo mi dà l'informazione che qui una volta c'era un ghiacciaio e dopo che si è ritirato, si è fuso, ha lasciato questo laghetto. Quindi insomma sono tutte informazioni. Così anche guardando le valli, io non so se ci avete mai fatto caso, ma le valli cambiano di forma, se sono delle valli a U o se sono delle valli a V. Sapete perché? Non so se questo vi è mai... L'erosione? La roccia? Sì, sì, perché una, da che tipo di erosione è avvenuta? Per il ghiacciaio? Quella U, glaciale, esatto. Quella V, fiume, torrente. Fluviale. Infatti qua vedete che c'è un fiume, infatti la U è di origine glaciale, quindi qui una volta c'era un ghiacciaio e quella V invece è stata l'erosione di un fiume che ha creato una valle. O anche a seconda della stagione il mio paesaggio cambia, perché comunque se io guardo un paesaggio d'inverno e lo guardo d'estate, questa qua è la stessa immagine, siamo alle Tofane di Roses, è diversa, dà delle emozioni diverse, dà delle sensazioni diverse, vedo cose diverse, per cui sono... cambia quindi anche il mio paesaggio. Passiamo alla seconda parte, cioè quello che è la scienza della vita, quindi quello che è una flora e una fauna. Voi sapete che le fasce vegetazionali, cioè, noi, cioè tutta la parte della flora è suddivisa in fasce vegetazionali, queste fasce cambiano a seconda dell'altitudine, cambia a seconda dell'area geografica, quindi le stesse piante non le non troverò le stesse piante da una parte nell'America centrale rispetto alle Alpi italiane, quindi cambiano anche oltre all'esposizione. L'esposizione perché ovviamente vi faccio l'esempio del faggio, un faggio in un versante a nord lo vedrò fino ad una quota più bassa rispetto a un versante a sud che magari lo riesco a vedere fino a 1800 metri, perché è comunque più assolato, c'è un clima, c'è delle temperature differenti, per cui va anche le nostre piante subiscono questa influenza data dall'esposizione. I nostri piani come si dividono? Si dividono fino a 1000 metri abbiamo il piano collinare submontano, ovviamente c'è anche quello pianiziale dove siamo noi ad esempio, avremo dai 1000 ai 2000 il piano montano e c'è anche la parte del subalpino, per poi salire dai 2000 metri che avremo il piano alpino fino al piano nivale che è quello delle nevi perenni. Ovviamente, come vi dicevo prima, ci sono delle piante diverse, perché non tutte le piante si adattano allo stesso tipo di temperature. Per cui, ovviamente, qua in collina, nel piano submontano, è facile che io veda
una quercia, una roverella, una farnia, un leccio, un castagno. Il castagno lo troviamo fino agli 800 metri. La parte superiore, ricordatevi anche solo vagamente quando andiamo in Appennino, vediamo dei faggi, possiamo vedere degli abeti bianchi. Iniziamo a vedere anche degli abeti rossi. Qua parliamo in via generale, non stiamo facendo una distinzione tra Alpi e o Appennino, perché anche questo cambia, fino ad arrivare alla parte sommitale dei 2000 metri in su, dove troveremo come alberi solo larice o pinocembro, per poi arrivare ai nostri arbusteti. Quindi c'è tutta la parte degli arbusteti fino al limite delle neve perenni, dove troveremo solo dei muschi e dei licheni alla fine. E questo quindi ci dà anche delle informazioni, anche quando noi ci troviamo a fare un'escursione, se io inizio a vedere un faggio, so che più o meno sarò in quella fascia vegetazionale. Cioè, se sono a 2200 metri, sarà difficile che io veda un faggio. Qui ho messo un po' una differenza tra appunto quello che possiamo trovare in Appennino e quello che troviamo magari nelle Alpi. Nel nostro Appennino sapete che fino ai 1000 metri troviamo delle querce, dei castagni o degli aceri. Dagli 800 metri in su fino ai 1800 troveremo dei faggi, dei pini e degli abeti. Superiore ai 1800 ci sono i vacineti e la brughiera, oltre i 2000 ovviamente muschi e licheni. Dall'altra parte cambia un po', perché se ci avete fatto caso, qua praticamente abbiamo quasi tutte delle latifoglie, a parte l'abete e il pino. Tra l'altro l'abete è stato anche portato dall'uomo. Qui abbiamo le latifoglie fino ai 1000 metri e poi iniziano tutte delle conifere fino a 2000 metri, anche 2200 metri, per poi arrivare a degli arbusteti, quindi a quello che può essere un ginepro, un rododendro, una stella pina, il pino mugo. Oltre i 3000, ovviamente, sempre i nostri cari muschi e licheni. Allora, vi ho parlato latifoglie e conifere. La differenza è chiara? Dai, sì, è un ricordo delle elementari. Latifoglie, le foglie sono larghe, i coniferi hanno gli aghi. Giusto? Ho detto una cavolata. No, non hai detto una cavolata, è una delle differenze, ma la differenza più grande, latifoglie, perché perdono le foglie. Mentre le conifere di solito vengono chiamate anche sempre verdi, perché non le perdono mai, eccetto una, poi vedremo. Quindi questa è la differenza più grande, ma proprio perché c'è una differenza, cioè le latifoglie non le troviamo ad altitudini inferiori rispetto alle conifere, per cui ad un certo punto, se la pianta non la vogliamo far morire, perde la foglia, perché sennò la foglia si impregna di acqua, diciamo, quindi la pianta arriva a gelare. Invece gli aghi sono fatti in un modo che in sostanza riescono anche in inverno a fare comunque la fotosintesi e a prendere anche quei piccoli raggi di sole. Sono piccoli, quindi non riescono, cioè non assorbono tutta l'acqua, e inoltre hanno anche una patina sopra che anche quando gli cade la neve gli permette in sostanza di farla scivolare via, quindi non ghiaccia, e questo gli permette di sopravvivere anche ad altitudini maggiori. Quindi la natura, vedete che è fantastica, perché riesce ad adattarsi ad ogni piccolo cambiamento. Insomma, ogni cosa c'è un motivo perché è fatta così. Quindi, velocemente vi ho messo, poi le vedremo pian piano in ambiente, anche perché, cioè, un po' mi dispiace di averla fatta in videoconferenza, perché vi avevo raccolto anche delle foglie, cioè, per farvele vedere, portandovi tutti dei cartelli, perché diventa più facile memorizzarle con la foglia vera e propria rispetto ad un'immagine. Però vabbè, le vedremo in ambiente e ve le faremo anche notare.
Comunque, le latifoglie, bene o male, che possiamo trovare in montagna sono il faggio, la quercia, l'acero, il castagno, che ha questa bella fogliona, quella che ho fatto vedere adesso, questa fogliona gigantesca. Oppure posso trovare un noce, un maggiociondolo, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto l'uscita con il modulo di raccordo, fino all'orniello, che è un frassino in sostanza, appartiene alla famiglia dei frassini, un nocciolo, un'acacia. Quindi queste sono un po' le latifoglie, diciamo, principali che possiamo vedere. E qui vi faccio una carrellata, giusto per avere un'immagine un pochino più chiara. Se io parlo di un faggio, ovviamente parlerò di un bosco di faggeta, sarà una faggeta il bosco, il nome corretto, tipico appunto che ha questa colorazione grigiastra con queste striature bianche che sono dei lichini che ci stanno ben attaccati, ci stanno proprio bene. Hanno queste foglie verdine chiare, soprattutto in primavera, per poi diventare di un verde più intenso. Questo è il proprio frutto, che sono delle fagiole, e lo troviamo praticamente sempre in Appennino. Diventa l'albero più familiare che noi possiamo vedere dalle nostre parti. Poi il castagno. Il bosco si chiama appunto castagneto. Hanno questi, sono caratterizzati spesso da questi nodi e si contorce particolarmente il legno su se stesso. Sono alberi secolari, viene chiamato anche albero del pane, perché comunque è servito a tutte le popolazioni della collina, della prima montagna, ha dato tanto sostentamento a livello sia economico, perché comunque il legno è particolarmente robusto e veniva utilizzato anche per la costruzione di mobili, oltre a fornire, grazie al frutto, sia la castagna in sé, ma potevi fare anche la farina, per cui per questo che ha questa denominazione. Oppure il leccio lo trovate sempre in versanti assolati, perché ha questa foglia. E ce l'avevo, questa, ha questa foglia bella robusta, sembra quasi una foglia di una pianta grassa, e ama particolarmente i versanti a sud. Le conifere, appunto, che abbiamo svelato il fatto che hanno gli aghi, quindi sono degli aghi formi, tra i principali il pino, che si distingue dalle altre perché ha solo due ciuffetti che si attaccano tra di loro, il cipresso, che sicuramente tutti avete visto, perché oltre ad essere una pianta ornamentale, la si vede molto spesso nei cimiteri, nelle strade che conducono al cimitero, l'abete bianco e rosso, il larice, appunto, e il ginepro, con queste sue bacche biennali, che quando giungono a maturazione diventano quasi nero, un violo scuro nero, rispetto alle prime che sono verdi. Nel dettaglio vi posso dire appunto l'abete bianco, tra l'altro, si sposa molto bene con il faggio, tant'è che formano spesso e volentieri dei boschi misti insieme al faggio, l'abete bianco. Il bosco si chiama abetaia, ha la caratteristica di avere la pigna, lo strobilo rivolto verso l'alto, e se vi ricordate, in sostanza difficilmente vedrete nel sottobosco delle pigne, perché perdono praticamente tutti i pinoli quando sono attaccati al proprio ramo, e la caratteristica ha questi aghi che sono disposti a pettine, dove nella parte posteriore hanno queste striature bianche da cui deriva il nome. Diversamente dal fratello, che è l'abete rosso, il tipico albero di Natale, che ha lo strobilo rivolto verso il basso, oltre ad avere anche la colorazione più rossa, anche la corteccia stessa, li troviamo appunto, infatti, quando cadono ai piedi del sottobosco, e gli aghetti sono tutti disposti in maniera circolare nel mio rametto. Per cui in questo caso parlerò di una peceta. Quando sentirete dire un bosco di pecete, sapete che parliamo di abete rosso. Oppure il larice. Il larice è l'unica
conifera a perdere gli aghi. È bellissima, è, ve lo dico già, è la mia pianta preferita. E la sua caratteristica, appunto, è durante il periodo autunnale, prima di perdere gli aghi, assume una colorazione spettacolare, perché va dall'ocra fino al color oro, per arrivare fino all'arancione e rosso, per poi perdere tutti i suoi aghi. Quindi quando andate in un periodo autunnale su nelle Alpi e vedete questi versanti ricoperti di larice, li potete proprio facilmente riconoscere, perché danno una colorazione splendida. E in primavera, quando rinascono gli aghetti, si formano a ciuffetti. A differenza degli altri, appunto, gli aghi sono disposti a ciuffetto, hanno queste pigne piccoline, subito di colore verdino chiaro, per poi diventare alla fine marroni anche loro, e sono estremamente morbidi. Se voi lo toccate, cosa per cui usate anche il tatto, sentite che sono sempre morbidi anche quando giungono a maturazione. Per cui, a differenza degli altri aghiformi che di solito pungono, questo qua mantiene questa morbidezza finché non li perde totalmente. E poi abbiamo i nostri pini mughi, andiamo oltre il limite del bosco, quindi ci alziamo di quota, per cui ad un certo punto la nostra vegetazione si abbassa, deve resistere al vento, alle temperature più rigide, quindi non sarà più alta ma sarà più bassa e si svilupperà più che altro in orizzontale. Il pino mugo ha delle radici molto profonde, estremamente resistente, tant'è che, per dire, se farete mai un corso di alpinismo, vi dicono anche che vi potete anche calare da un pino mugo, perché veramente tiene. Il nostro Appennino sapete che si colora invece a questi vaccinieti, quindi si colora di rosso. Quindi durante il periodo dei mirtilli assume questa bellissima colorazione finché appunto giunge a maturazione il frutto. Nelle Alpi invece, vi dicevo prima, avremo gli arbusteti. Quindi abbiamo ad esempio, io ve ne ho messi solo alcuni esemplificativi perché, cioè, giusto per darvi alcuni spunti, c'è il rododendro. Il rododendro, bellissimo anche questo, quando c'è la sua fioritura, questi fiori rosa che davvero colorano la montagna. Oppure vi ho messo la genziana. La genziana ve l'ho messa perché è caratteristica, si sviluppa in verticale, ha questo grosso fiore giallo in cima, da non confondere con il veratro. Il veratro è una pianta praticamente quasi uguale, la differenza per poterla distinguere sta nelle foglie, perché come vedete la genziana ce le ha perfettamente simmetriche, allineate una all'altra, mentre il veratro ce le ha disposte in modo, cioè una sopra l'altra, in questo modo, insomma. Per cui, perché ve lo dico? Perché la differenza grossa è che con questa ci possiamo fare anche un liquore, quell'altra è estremamente velenosa. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna conoscerle anche per questi motivi qua. Sicuramente vi è capitato di sentire tra varie notizie, non so, tipo anche quando ci sono delle persone che muoiono perché hanno raccolto magari un fiore credendo che sia lo zafferano e in realtà hanno colto il crocus, è uguale, è praticamente molto simile, entrambi sono viola con questo pistillo giallo, solo che uno è estremamente velenoso e l'altro è estremamente buono e commestibile, per cui vanno conosciuti. E sempre per questa non potevo non metterla, simbolo delle Dolomiti, la stella alpina, specie assolutamente protetta, non è mai da raccogliere. La cosa che mi piace molto di questo fiore è che, appunto, sempre per come la natura si adatta per proteggersi, ha ricoperto i propri petali di questa peluria che va a proteggere poi anche il fiore stesso. Quindi vedete che, insomma, niente è un caso.
a questo punto ditemi se ci sono delle domande, altrimenti parliamo di animali, di fauna. Perché ovviamente come c'erano delle piante a determinate altitudini, ci sono anche degli animali che vivono a determinate altitudini. Per cui facendo una carrellata fino ai 1000 metri, chi possiamo trovare? Fagiano, che lo vediamo anche da noi. Un capriolo. Capriolo lo riconosciamo da dietro, soprattutto perché ha lo specchio anale che è bianco, cioè il culetto è tutto bianco, quindi è facilmente riconoscibile ed è piccolino. La lepre, la volpe è un animale estremamente socievole e curioso, si avvicina facilmente all'uomo, e questo non è proprio sempre un bene, perché comunque l'uomo magari gli dà da mangiare, poi arrivano dei periodi invernali, dei periodi in cui si deve un attimino arrangiare e rischia molto. Oppure il nostro amico cinghiale, il nostro cinghialotto, che è nient'altro che è in sostanza come un maiale, fa parte sempre dei suidi, ha questo aspetto, insomma, diciamo che non è proprio bellissimo rispetto ad altri animali, però vive nel nostro Appennino, ce ne sono tanti, si riproducono un sacco. E vi ho messo anche questa immagine perché è una cosa caratteristica del cinghiale, che fa l'insoglio. L'insoglio praticamente cos'è? Quando lui vede queste bellissime pozze di fango, ci si butta dentro. Ma perché? Ma gli serve praticamente, una volta che il fango si è solidificato, si è raffreddato, quindi si è solidificato, lui se lo va a grattare attorno a degli alberi e quindi va a togliersi i parassiti. E quindi anche questa è un'informazione che ci dà un animale del suo passaggio, per cui se noi passiamo in un bosco e vediamo, magari buttiamo l'occhio e vediamo un tronco con sporco di fango, ci può venire in mente che c'è stato un cinghiale da quelle parti. Per cui ti danno anche queste informazioni, il passaggio degli animali. Questo non so perché è venuto su. Saliamo dai 1000 ai 2000 metri. Chi troviamo? Vi ho messo questi. Vi ho messo questo perché per me è un animale molto simpatico, è il gallo cedrone, fa parte dei tetraonidi e ha questo aspetto, ma così... Si pavoneggia molto, soprattutto nel periodo degli amori, dove emette questo canto, diciamo, estremamente rumoroso, e si pavoneggia con le femmine allargando tutta la, cioè fa la ruota dietro come fanno i pavoni. È buffo per me. E poi dopo vi ho messo un daino che lo si riconosce anche dalla codina. E soprattutto lo si riconosce dai palchi. Ha questi palchi che sembrano due palette. E il nostro amico cervo, forse il più conosciuto, con questi palchi immensi, anche immensi, dipende dalla stazza del nostro cervo, i palchi ce li hanno solo i maschi, perché vedete qua sotto c'è un esemplare femmina con il cucciolo. E la sua caratteristica appunto sono questi palchi, soprattutto nel periodo degli amori, che li adornano con delle foglie per farli sembrare più grandi, perché comunque più il palco è grande più attirerà le femmine, e hanno questo bramito. Quindi se verso ottobre voi siete in determinate zone, è facile che sentiate il bramito, come facile anche che sentiate un forte odore selvatico, perché questi animali nel periodo degli amori, se c'erano una gran quantità di ormoni di testosterone, appunto per farsi belli nei confronti delle femmine, e quindi c'è, se sono appena passati di lì, è facile che voi sentiate questo odore di selvatico.
e poi vi ho messo i nostri due grandi carnivori. Vi ho messo solo questi due. Vi ho messo il lupo lo riconosciamo anche perché, per distinguerlo ad esempio dal pastore cecoslovacco, che al primo impatto può sembrare molto simile, il lupo ha queste due striature, si vede il mouse? No. Ha queste due striature davanti, nere, che lo caratterizzano. Non è un lupo molto grande, non pensate ai lupi del Canada, ad esempio, che sono molto più grandi di quello italiano. E questa è una sua impronta e una caratteristica del suo passaggio la possiamo vedere perché e riconoscere e distinguere rispetto a un cane, perché se il cane parte, va zigzag, va avanti e indietro, non ha un, cioè impazzisce in ambiente aperto, il lupo, come vedete, sono tutte tracce estremamente lineari, cioè lui cammina mettendo un piede davanti all'altro, ma perché? Perché va in risparmio energetico. In sostanza lui è un gran camminatore e per affronta anche, è buono anche di camminare 1000 chilometri al giorno, per cui deve a un certo punto risparmiare energie, per cui un'andatura del genere è sicuramente più favorevole. Qua hanno messo ad esempio di fianco un accendino in questa immagine per far capire la grandezza della zampa. Oppure il nostro amico orso. Entrambi questi animali diciamo che sono stati reintrodotti dall'uomo, cioè l'orso in Italia c'era solo nella zona dell'Abruzzo con l'orso marsicano, è stato poi successivamente introdotto, avrete sentito tutte le notizie che ci sono state in seguito al quel ragazzo che era andato a correre in montagna. Sono stati reintrodotti, è stato reintrodotto il lupo, ma come tutte le cose, sempre per parlare di un'interrelazione tra uomo e ambiente, bisogna anche imparare a conoscerli e educare le persone. Bisogna capire come funzionano questi animali e prendere le dovute precauzioni sia per quello che riguarda il lupo, quindi per il suo per il bestiame, per le pecore che ogni allevatore può avere, sia anche nei confronti dell'orso. L'orso vive in determinate zone, se noi andiamo lì cerchiamo di non spaventarlo, non arriviamogli alle spalle, perché ovviamente, soprattutto se hanno i cuccioli, tutti gli animali, ma questo lo fa anche il cinghiale, vanno in difesa, quindi cosa fanno? Ci attaccano. Quindi cerchiamo di farci sentire e di non spaventarli. Saliamo di quota. Andiamo oltre i 2000 metri, ovviamente anche l'orso e il lupo possono salire anche di quota, però ovviamente l'ambiente più ideale rimane appena sotto, cioè possiamo anche vederlo un lupo a 2000 metri, ma il suo habitat ideale sta appena sotto. Eccoci qua. Abbiamo lo stambecco, che ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta. Lo stambecco lo si riconosce per queste corna che ha, che presentano questi anelli. Ogni anello corrisponde a un anno di vita dell'animale. Quindi quando vedete degli stambecchi con delle corna estremamente grosse e lunghe, vuol dire che ha i suoi annetti, così come anche il camoscio. Anche il camoscio, non vedo più il mio mouse, ecco, anche il camoscio ha le corna. Il camoscio fa parte delle capre, in sostanza fa parte di quel tipo di famiglia lì. Io vi ho parlato prima di palchi, adesso vi parlo di corna. Differenza tra i due? Orizzontale. I palchi sono ramificati. Non ho capito. I palchi sono ramificati e si perdono. Esatto. Quella è la principale differenza. Sono ramificati, sono caduti, quindi li perdono nel periodo autunnale. Ed è anche la composizione la differenza, perché le corna è proprio una struttura ossea.
attaccata al cranio, mentre i palchi è una membrana ossea che poi viene a perdersi e si riforma nel periodo primaverile. Quindi può capitare, a me non è mai capitato, di trovare dei palchi durante un'escursione. Una delle ultime che abbiamo fatto, una ragazza ha trovato dei palchi di cervo e se li ha portati a casa e non li aveva persi neanche da tantissimo tempo perché avevano ancora del sangue attaccato, però erano estremamente imponenti. Poi vi ho messo la nostra amica marmotta perché la vediamo spesso, cioè questa si vede abbastanza spesso che la si riconosce anche perché emette questo fischio ad un certo punto per avvertire tutte le altre marmottine di eventuali pericoli. E poi tra i rapaci io vi ho messo l'aquila reale, vi ho messo solo lei, la regina dei cieli, che può raggiungere appunto queste aperture alari anche di quasi di oltre 2 metri. E la possiamo riconoscere perché quando guardiamo in alto, cioè vediamo innanzitutto si vede che è più grande e poi plana, si fa trasportare anche delle correnti, quindi non ha un battito di ali frequente e anche lei è carnivora comunque, ha questi belli artigli. Vi dicevo che ok, io vi ho parlato di tutti questi belli animali, ma spesso e volentieri non è così facile vederli, soprattutto il lupo è difficilissimo perché comunque lui ha un olfatto estremamente sviluppato e quindi ci sente da parecchio lontano, quindi non è così facile, però possiamo vedere durante la nostra uscita dei segnali che ci lasciano, come ad esempio possono essere delle impronte. Io passandovi queste slide poi ve le guarderete con calma, però insomma sapete che questi animaletti che hanno più sembianza di cane hanno i canidi o hanno appunto questa zampa coi polpastrelli, o i nostri invece i cervidi hanno ad esempio questa forma, come anche il cinghiale, come anche la mucca. Il cinghiale lo si riconosce perché oltre ad avere queste 2 lineette orizzontali ha anche le 2 unghiette posteriori, quindi lascia questo tipo di impronta. L'orso l'avete vista nell'immagine precedente, una zampa estremamente grossa. Quindi ci darete poi un'occhiata, però se iniziamo durante la nostra escursione a guardare e a osservare più attentamente anche quello che noi andiamo a calpestare, sicuramente qualche impronta la troviamo. Così come anche le fatte degli animali. Tutti i carnivori hanno delle fatte a salsiccia, si dice, mentre gli erbivori di solito sono delle palline. Questo è già una prima distinzione. Il lupo è quello che diciamo più facile da riconoscere. È più facile da riconoscere, molti di voi lo sapranno, perché appunto spesso e volentieri all'interno delle feci ha del pelo, perché comunque non sta mica lì a spulciare la sua preda, lui si mangia tutto, poi espelle. E anche le fatte sono comunque un segnale che ci danno, nel senso che è un loro sistema di comunicazione, perché spesso e volentieri un lupo la lascia magari in determinati punti, loro comunicano anche in questo modo, magari su un incrocio di sentieri, oppure dove sono passati degli altri animali, o per delimitare un confine. Sapete che sono territoriali, ogni branco ha un proprio territorio, quindi magari la fanno a un confine per segnalarlo, o anche in alto la fanno, perché magari su un masso, perché comunque appena fatto ovviamente al suo odore passa il vento e quindi la porta più lontano, quindi è anche questo un sistema di comunicazione che hanno gli animali.
arriviamo a quello che invece è l'uomo. Quindi arriviamo alla parte che ci può riguardare. La montagna ovviamente non è mai stato un ambiente molto favorevole alla vita umana. E quindi che cosa ha dovuto fare l'uomo? Ha dovuto modificare la montagna per venire incontro a quelle che erano le sue esigenze, perché altrimenti lì non riusciva a viverci. Perché è poco favorevole? È poco favorevole perché c'è un clima rigido, perché c'è il terreno che è in pendenza e anche le comunicazioni non sono così comode. Ok, al giorno d'oggi sicuramente abbiamo costruito le strade, abbiamo scavato delle gallerie all'interno della montagna, è tutto forse più semplice, ma pensate anche solo a 50 anni fa o anche qualche cosa di più, per passare da una valle all'altra, cioè sembrava il viaggio del perdono, quindi insomma non sono mai state così comode, diciamo, le vie di comunicazione. E quindi lui che cosa ha fatto? Abbiamo detto terreni in pendenza, quindi che cosa ha fatto? Ha creato un'agricoltura a terrazzamenti per cercare di agevolare ogni tipo di coltivazione, e spesso la vediamo nei versanti della montagna. Pensate alle mele della Val di Non, ne vedete proprio anche dall'autostrada, si vendono. Oppure la coltivazione di cereali, oppure i pascoli e quindi lo sfalcio anche dell'erba, perché serviva poi agli animali, come fieno anche. Quindi oltre all'agricoltura che cosa ha fatto? C'è anche la parte dell'allevamento, allevamento di animali che nel periodo invernale li riportiamo a valle, nel periodo estivo che cosa fanno gli allevatori? Li portano in cima, quindi si dice li portiamo all'alpeggio e salgono pian piano di quota. E da qui che cosa hanno costruito? Hanno costruito anche delle malghe. Noi vediamo nei nostri versanti queste malghe, ma perché? Perché sono funzionali ad un alpeggio, oppure le pecore. Quindi sempre di più, no, un po' sono state reintrodotte, in realtà un po' stanno un po' scomparendo questi mestieri. E con questi begli animaletti liberi hanno poi fatto degli ottimi prodotti, perché comunque pensate, quando andate in montagna, al latte, al burro che c'è là, è giallo quel burro, non è come il nostro burro che prendi, o a tutti i formaggi, allo yogurt. Quindi hanno dei cibi molto buoni, belli saporiti. Con questi fanno parte comunque di un'economia montanara. E c'è anche quello che è lo sfruttamento del bosco. Quindi hanno utilizzato il legname per diverse funzioni, da quelle che vanno all'edilizia, quindi alla costruzione di mobili, alla costruzione di case, pensate anche solo al parquet, a tutto quello che vi viene in mente che è costruito con il legno. Il legno serve anche per produrre energia, tutto il legname che viene prodotto, quindi anche la decisione di come governare un bosco. Se farlo ad alto fusto, quindi tutto bello libero e pulito con solo il tronco che sale bello alto, oppure se creare un bosco ceduo, quindi taglio solo un ceppo in modo tale che possano crescere tutti gli altri polloni, come in questa immagine. E hanno costruito anche degli utensili, per cui hanno sfruttato il bosco come potevano, creando anche dei disboscamenti per creare poi pascoli. Anche se le principali attività adesso che vengono svolte in montagna sono quelle più legate ad un turismo, a un reperimento di materie prime o alla generazione di energia.
Quindi se da una parte c'era prima una conservazione del territorio fatto in un determinato modo, adesso può essere anche un abuso di quel territorio lì. Turismo e estivo invernale, ovviamente hanno costruito dei sentieri, hanno creato delle piste ciclabili, d'inverno hanno creato degli impianti sciistici, quindi con tutto un cambiamento e tutto un disboscamento per costruire poi delle piste da sci, per arrivare poi a un turismo invernale, dove a volte è diventato anche un po' eccessiva la costruzione di questi impianti, dove non è necessario, cioè nel senso, al giorno d'oggi ne abbiamo anche parecchi e nevica sempre di meno. Hanno estratto dei minerali, vi facevo vedere prima il marmo, andate sulle Apuane, spesso e volentieri vedete delle cave di marmo. Quindi vedete queste montagne che vengono tagliate, perché comunque il marmo rimane più all'interno, vengono tagliate, vengono praticamente distrutte per prelevare tutto questo materiale. Così come anche una cava del gesso. Vi dicevo prima che il gesso lo trovate nella vena del gesso romagnolo, vedete come è cambiato tutto il mio territorio, o questa miniera di ferro che c'è a Cogne in Val d'Aosta, che è bella imponente in una valle del genere. Sono tutti dei mestieri, adesso non ci sono più tutte le cave che c'erano una volta, ce ne sono comunque ancora, hanno portato anche da mangiare a diverse popolazioni. Penso a tutte le contestazioni che ci sono sulle cave di marmo della Puane, bisogna conoscerne anche un pochino la storia, perché hanno portato davvero da mangiare a tante persone, ma allo stesso tempo siamo arrivati ad un punto che non rispettiamo più un equilibrio, ma stiamo andando oltre, sempre per un discorso puramente economico. Quindi è l'eccesso, insomma, che è sempre sbagliato, come in tutte le cose alla fine. Hanno costruito delle dighe, le dighe come bacini di raccolta, sia di acqua, come in questo caso nella diga di Ridracoli, ma anche per la costruzione di centrali idroelettriche. In questo caso siamo nella diga di Santa Giustina in Val di Non. Queste mi permettono poi di passare alla slide successiva per parlarvi di quello che è l'importanza dei toponimi. I nomi delle località hanno sempre delle origini molto antiche, ma più che altro l'etimologia ci dà un grande aiuto per capire magari perché si chiama in quel modo lì, cosa c'era una volta in quel posto. Io vi ho messo questa immagine della diga del Vaillant. Conoscete sicuramente il disastro del Vaillant, questa diga che la potete ancora vedere se andate dalle parti di Longarone, la vedete, è perfetta, è intatta, un'opera ingegneristica vera e propria. Peccato che questa diga l'hanno attaccata ad un monte che si chiama Monte Toc. Il Monte Toc in dialetto veneto vuol dire pezzo, in quello friulano patoc, che è marcio. E qui c'era il torrente Vaillant, che Vaillant vuol dire va giù. Quindi secondo voi potevano attaccare una diga di questo genere a un monte che è marcio? Cioè, è qui che bisogna farsi degli interrogativi un attimo. Vi volevo in questo caso dare un suggerimento: se per caso vi capita una sera e ne avete voglia, c'è un bellissimo spettacolo teatrale di Marco Paolini che parla appunto del disastro del Vaillant, lo trovate tranquillamente su YouTube. È molto bello perché a parte come racconta lui, a me piace particolarmente, ma fa tutta un'analisi di tutti i passaggi di quello che è successo fino ad arrivare al disastro. Per cui se avete una sera
tempo e voglia, io ve lo consiglio, magari vi giro anche il link se lo ritrovo e magari ci date un'occhiata. Arriviamo un po' a quello che è l'ultima nostra parte di una tutela di un ambiente montano, perché vi dicevo, vi ho detto fino adesso, vi ho parlato di paesaggi naturali, abbiamo capito che c'è un delicato equilibrio, questo delicato equilibrio si è formato nei vari tempi geologici, quindi in diversi milioni di anni, ma tutto questo delicato equilibrio non è un equilibrio statico, è un equilibrio dinamico, cioè avete visto, tipo come vi facevo l'esempio all'inizio delle rocce, c'è una continua trasformazione e c'è una continua trasformazione di tutto quello che è l'ambiente. Ovviamente in questo equilibrio dinamico, se l'uomo interviene, ogni suo intervento lo può intaccare e a volte può innescare o amplificare dei processi geologici che si possono anche ritorcere contro, quindi diventare dannosi. Bisogna, insomma, se una volta le popolazioni delle montagne tagliavano gli alberi in determinati versanti e ne tagliavano una determinata quantità, invece che magari come adesso che puliscono un intero versante perché vogliono prelevare tutto il legname, capite che quel versante lì viene privato di alberi, di radici che tengono anche fermo il terreno, quindi sarà più facile che ci siano delle frane in quel territorio, soprattutto se ci sono delle piogge torrenziali, oppure diventano ottimi piani di scivolamento per delle valanghe. Quindi insomma bisognerebbe sempre farsi due domande. E appunto abbiamo creato quello che l'ambiente cambia nel tempo, sì, cambia nel tempo, perché abbiamo visto in seguito a questi cambiamenti climatici, a quello che è stato un innalzamento delle temperature, i nostri ghiacciai si iniziano a ritirare. Qui vi ho messo questa immagine, vedete che dal 79 al 2011 la parte qua di Oceano Artico è completamente ritirata, oppure un'erosione di un versante, diventa tutto sempre più franoso. Peggio, tempesta di Vaia. Tempesta di Vaia è una tempesta estremamente distruttiva e improvvisa che ha falciato interi versanti di montagna, quindi ci sono tutti questi alberi che sono caduti. E poi mettiamoci anche che se ci si mette l'uomo a creare degli incendi dolosi, magari a fini solo di lucro, diventa un pochino un problema. Quindi noi cosa possiamo fare? Il CAI è da statuti innanzitutto un'associazione naturalistica, è una delle più grandi associazioni naturalistiche ed è già previsto nel nostro statuto, già dall'articolo 1, che oltre a ricordarci come è stato fondato, che è una libera associazione nazionale che ha per scopo l'alpinismo, no? Nella sua manifestazione, vedete anche la conoscenza e lo studio delle montagne, quindi quello che un po' proviamo a fare stasera, ma anche la difesa del loro ambiente naturale, perché noi abbiamo un obbligo morale di difenderlo, perché come vi dicevo prima, più conosciamo, capiamo quali sono le criticità e cerchiamo di tutelare un ambiente che alla fine a noi piace anche parecchio. Qual è l'impatto ad esempio dell'escursionismo? L'escursionismo ha un impatto sia sulla vegetazione, su una fauna e anche sul suolo. Come è il nostro impatto? Con il calpestio, il trampling, il danneggiamento della flora, l'abbandonamento dei rifiuti, l'aumento del traffico automobilistico fino al disturbo della fauna. Quindi noi dobbiamo avere un approccio consapevole, ma soprattutto rispettoso dell'ambiente che andiamo a frequentare. Perché se noi iniziamo a prendere delle scorciatoie, ovviamente il terreno si erode, non crescerà più della vegetazione.
quindi l'acqua scivolerà meglio e creerà delle erosioni importanti anche. Cerchiamo di non prendere delle scorciatoie, così anche come cerchiamo di non calpestare i fiori. Vedete, ad esempio, quello che può essere un impatto di mezzi pesanti, tra cui anche moto. Questa è una delle cose principali. I rifiuti, ricordiamoci sempre di riportarli a valle, sia perché da un punto di vista estetico è molto brutto vedere in natura buttata lì una bottiglia di plastica, ad esempio, sono inquinanti e possono creare anche delle modifiche nei comportamenti degli animali, oltre a farsi male magari. Cerchiamo di riportarli giù, anche perché come ce li avevamo all'andata non ci costa niente riportarli a valle, sono vuoti adesso, non sono neanche pesanti, cerchiamo di fare questo piccolo sforzo, soprattutto anche quando andiamo in rifugi magari che non sono che non ci si arriva direttamente con la macchina, ma quindi sono rifugi anche magari più in quota, che tutte le cose che devono arrivare al rifugio arrivano per elicottero, quindi anche i nostri rifiuti vengono portati via con l'elicottero. Cerchiamo di fare la nostra parte, di riportarci giù la nostra bottiglia o quello che sia, la nostra carta che avevamo nello zaino all'andata. Traffico automobilistico. Questo qua è la strada che conduce alle Tre Cime di Lavaredo. Tre Cime di Lavaredo stupende, bellissime. Io la prima volta che le ho viste e ho visto dal rifugio Auronzo che si arriva direttamente in macchina, questo parcheggio pieno invasato di macchine, ci sono rimasta malissimo, perché non era possibile vedere una cosa del genere, soprattutto in un posto del genere. E questa qua è un'immagine ripresa dopo il Covid, che si sono tutti innamorati della montagna, ma andandoci in macchina, e si erano create queste file incredibili, ne porta sicuramente inquinamento. E il nostro impatto può riguardare anche una fauna, perché risente della nostra presenza. Io vi ho messo queste frasi perché sono molto, secondo me, ti rendono veramente l'idea. Cioè in estate, ok, tutto bene, la fauna vive, ha tanta roba da mangiare, non è un grosso problema. In autunno si prepara a sopravvivere, quindi magari anche con delle provviste. In inverno invece sopravvive, qui è il problema più grande, perché non ha a disposizione tutta la quantità di cibo che può trovare in altre stagioni, per cui può diventare un problema. Soprattutto immaginate che se noi arriviamo in inverno con le ciaspole in un gruppo estremamente rumorosi, magari becchiamo un animale, si spaventa, corre via, e quella corsa per lui in realtà potrebbe essere anche fatale, perché ha un consumo di energie esagerato e non riesce a reintrodurle quelle energie nello stesso modo. Per cui insomma cerchiamo di essere un pochino più delicati. E in primavera si riproduce, quindi con tutti i suoi figlioletti, dove ci sono anche delle zone che vengono appositamente protette durante il periodo della riproduzione, perché insomma devono essere in qualche modo tutelati, perché questi piccolini sono comunque delicati. Come lo fa il CAI? Ha istituito un gruppo che si chiama TAM, che si chiama tutela ambiente, che significa tutela ambiente montano, è stato istituito nell'84 e promuove e diffonde quello che è una conoscenza dei valori dell'ambiente, delle criticità, delle necessità della sua tutela, cioè come facendo delle giornate informative oppure sensibilizzando le persone o facendo proprio della formazione vera e propria per sviluppare quella coscienza ambientale che parlavamo all'inizio, quindi anche un'educazione alla sostenibilità.
e circa ad oggi sono presenti 16 commissioni regionali e altrettanti gruppi sezionali in altre regioni. Che cosa ha fatto la TAM? Ha creato un bidecalogo. Se vi ricordate, nel gadget che vi abbiamo dato l'altra volta c'era un bidecalogo, non è quello nuovo. Vi girerò il link perché comunque è scaricabile anche come PDF. Quindi l'ultima versione è del 2013 e ha dato delle linee di indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in materia di ambiente e tutela del paesaggio. Quindi se noi lo leggiamo è suddiviso in due parti. A proposito, noi abbiamo anche un obbligo morale come socio a impegnarci in un comportamento responsabile, ma è anche diffonderlo, è informare altre persone, altri amici che portiamo con noi, diamo alcune indicazioni. Vi dicevo che è composto da due parti. Una prima parte dice semplicemente qual è la posizione e l'impegno del CAI a favore dell'ambiente montano e della sua tutela, diviso per capitoletti a seconda del tipo di argomento. E una seconda parte invece che parla proprio della politica di autodisciplina del CAI in base alle varie attività che ci possono essere in montagna. Siamo arrivati alla fine. Cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di quello che è, cosa significa paesaggio, cos'è una lettura di un paesaggio, come si modella, quali sono i cambiamenti climatici, quindi in seguito a quello che cosa può succedere, e alla fine anche di una tutela e un ambiente montano. Io vi chiedo intanto se avete qualche domanda su tutta questa grandissima panoramica che vi ho illustrato questa sera. Non riesco neanche più a far partire il mio video. Vabbè, eccomi. Altrimenti io vi lascerei con... cioè io vi ho dato tantissime informazioni questa sera e ovviamente... non è importante che uno le impari tutte subito. Quello che vi posso dire io è innanzitutto di emozionarvi quando andate in montagna, di cercare di utilizzare tutti i vostri sensi, per cui oltre alla vista che viene molto più facile perché arriviamo, wow, vedi questo bellissimo panorama, questo bellissimo paesaggio, vi invito ad usare anche l'udito, quindi a iniziare a sentire tutti i rumori della montagna, quindi anche solo il rumore del vento nel bosco, ad annusare. Vi ho parlato prima sia di odore selvatico, ma anche il profumo di un fiore, adesso non solo le puzze, anche il profumo di un fiore, ad assaggiare se conoscete, perché ci sono anche tante cose velenose, però un mirtillo lo possiamo assaggiare. E a toccare anche perché, come vi dicevo, gli aghi dell'arice per me sono morbidissimi da toccare, o anche solo a toccare una roccia per capire la consistenza, la durezza e anche proprio l'effetto che fa sotto le vostre dita. Quindi cercate di utilizzare i vostri sensi, cercate di emozionarvi e alla fine vi saluto così. Siate curiosi, non fermatevi a solo un gesto atletico, perché personalmente quando ho iniziato a approfondire determinate cose a me è cambiato molto il modo di andare in montagna, cioè in senso positivo, è migliorato estremamente, per cui siate curiosi. Grazie per l'attenzione e vi lascio con questa frase di Einstein che dice: non smettiamo mai di osservare come bambini curiosi il grande mistero nel quale siamo nati. Bene.